Appunto, sì. Qualcuno ha delle domande o vuole una dichiarazione? La sua presenza qui a Ponte San Giovanni per la marcia di Casa Paolo. Sono il segretario nazionale di questo movimento, mi sembrava obbligatorio essere qui a fianco dei ragazzi per manifestare, anche visto soprattutto l'accoglienza che ci riserva chi è contrario alla libera espressione e ai partiti che democraticamente si candidano alle elezioni. Senta, qual è il rapporto tra il suo movimento e il fascismo? Beh, c'è un rapporto di continuità storica, così come i comunisti oggi si sentono eredi di quella tradizione, noi ci sentiamo eredi di quella esperienza politica, però insomma sono passati 80 anni, quindi non è che chiediamo alle persone di tornare indietro di 80 anni, guardiamo al futuro, viviamo in democrazia, ci candidiamo alle elezioni e vogliamo governare questa nazione nella pienezza della democrazia e delle regole attuali. Si assegna a Casa Pound un ruolo di vicinanza a gruppi violenti, cosa dice? Ma noi siamo contro la violenza politica, se non esistessero i centri sociali non esisterebbe la violenza politica, perché sono loro che vanno regolarmente ad assaltare i nostri banchetti, le nostre sedi, anche le sedi della Lega Nord, di altri partiti, insomma loro vogliono decidere chi ha diritto di stare in piazza e esprimere le proprie idee. Non è così che funziona, la democrazia non dice questo, la Costituzione non dice questo, per cui se non esistessero i centri sociali la violenza politica non esisterebbe, noi faremmo politica tutti i giorni in strada semplicemente a chiedere il voto degli elettori e non altro. Come giudica le polemiche di questi giorni, l'onda nera, i fascisti e compagnia bella? Ma mi sembra veramente una polemica strumentale di chi non ha più argomenti, non ho mai visto tutta questa sollevazione quando si cancellava l'articolo 18, quando chiudevano le fabbriche, quando si delocalizzava, quando si precarizzava la vita dei lavoratori, cioè tutto questo scandalo e queste manifestazioni non si sono viste all'epoca, perché adesso si devono vedere per Casa Pound. Ecco, scusi, una domanda per la RAI. Ecco, perché siete qui? Noi siamo qui per manifestare anzitutto il nostro sacrosanto diritto ad essere in piazza come movimento politico riconosciuto che si candida alle elezioni. Poi ovviamente per i problemi legati a questa manifestazione, quindi per il degrado, per l'insicurezza, ma per l'insicurezza non solo delle nostre strade e delle nostre città, anche della nostra stessa vita, della precarizzazione del lavoro. Sono tanti gli argomenti che Casa Pound porta all'attenzione della politica. C'è solo la protesta o c'è anche la proposta? Beh, ovviamente c'è anche la proposta, noi abbiamo un programma politico a ridosso delle elezioni nazionali, si vota il 4 marzo, siamo qui anche per parlare di politica, di come vogliamo risolvere i problemi, di come vogliamo stabilire chi deve rimanere in questa nazione e chi non ha diritto di starci, di come dobbiamo dare casa, lavoro e soprattutto la possibilità di fare dei figli agli italiani, quindi questo è Casa Pound. Come abbiamo chiesto, una manifestazione per difendere la piazza, per difendere questa città da chi inneggia al fascismo. Che risposta può dare? Ma noi non siamo qui a inneggiare al fascismo, scusatemi, cioè non siamo qui con la camicia nera a saltare nei cerchi di fuoco, noi siamo qui a fare delle proposte politiche che riguardano tutti quanti gli italiani, quindi oggi qui non c'è la manifestazione di reduci o nostalgici, siamo qui per parlare di lavoro, di casa, di bambini, di sicurezza, di tante cose e lo facciamo democraticamente facendo una manifestazione come tutti. Però loro sostengono che non c'è spazio nella Costituzione per chi si identifica in quella storia. Guardi, lo sostengono loro, ma non lo sostengono i magistrati che fin qui non hanno sciolto Casa Pound, non lo sostiene la Corte Costituzionale che non ha fatto un provvedimento di scioglimento per Casa Pound, nessun ministro in questi anni, così come non è stato sciolto l'MSI dal 46 fino al 94, quindi scusi, se non è stato sciolto il Movimento Sociale, per quale motivo Casa Pound non avrebbe diritto oggi di manifestare in queste piazze? Scusi, c'è chi vi accusa di essere una forza vicina ai rigurgiti neofascisti. Lei cosa risponde? No, non siamo una forza vicina ai rigurgiti neofascismi, ci riteniamo gli eredi storici di quella visione politica e ideologica. Il fascismo non è stato solo uno Stato totalitario, noi non stiamo qui chiedendo uno Stato totalitario, quindi il fascismo ha fatto tante cose oltre a essere uno Stato totalitario e quelle soluzioni, soprattutto per quanto riguarda le iniziative sociali, la casa, il lavoro, possono essere riproposte oggi, quindi questo fa Casa Pound.